Ciao ragazzi e bentornati su GT Academy. È difficilissimo partire, è come chiedere a una ragazza di uscire. Poi una volta te? Una volta che ci sei, va bene, l'appoggi. Bravo, esatto. Bentornati in diretta su GT Academy. Che versione è questa? Versione zanzare, che versione ci stanno distruggendo. Ci stanno mangiando. Summer Edition, come vedete la location è proprio a tema. Esatto, invece la puntata è le tre canzoni che assolutamente dovete sapere per andare in spiaggia a suonare e in... broccare. Bravo. Bravo, hai studiato. Maestro, ce l'ho fatto. Il maestro ha studiato. Bene. Ci sono tre canzoni che abbiamo scelto grazie a un referendum, diciamo, popolare che abbiamo appena stipulato. E sono la prima delle queste canzoni, diciamo, è un classico italiano che non poteva mancare. Forse è la prima canzone italiana che facciamo nella nostra... Sì, ed è Lucio Battisti, un pezzo di Lucio Battisti. Sì, sì. E voi ci direte, ma Lucio Battisti non è rock. Ma invece... E invece sì, ragazzi, Lucio Battisti è stato il primo cantautore italiano... forse ad adottare la chitarra elettrica come è stata adottata oggigiorno, quindi una sonorità modernissima. Alberto Radius alla chitarra, Formula 3 è stato uno dei più grossi chitarristi ispirati da Jimi Hendrix nella musica italiana, quindi andatevi ad ascoltare Lucio Battisti e specialmente la canzone che andiamo a fare proprio oggi, che è Il Tempo di Morire. Il Tempo di Morire, allora vogliamo subito dire gli accordi così almeno... Detta anche motocicletta di HKP. Esatto. Gli accordi sono Do, Sol, Fa praticamente, in un andamento blues, quindi è un giro blues, il giro blues 1-4-5 per i più i nostri maestri che ci correggono sempre. Io non ci ho capito una mazza, ma poi me lo farò allora spiegare in privato. Dovremmo in teoria spiegarlo, ma siccome dobbiamo stringere, andiamo subito al andiamo pezzo. Andiamo subito al sodo. Allora, si parte con il Do. L'importante di questa canzone qui è la ritmica, che deve essere... Esatto, allora noi facciamo un esperimento. Niccolo suonerà con gli accordi classici. Io invece proverò a stargli dietro con i power chord. Se vi ricordate, li abbiamo studiati poco tempo fa insieme. Quindi proviamo. Proviamo. 1, 2, 3, 4, Do. E rimanete sul Do fino a che non iniziate a cantare. Tra un po' vi delizierò con la mia voce. Motocicletta. Sono un po' stonato. Piace a capire. Così mi piace di più. Tutta cromata. Attenzione, ora cambia. E tu se dici sol. Ma dici sì però. Mi costa un do. Per niente la da fa. Ma ho il cuore ma do. Scusa, sol fa. La maiala di tu ma. Quindi la rifacciamo per bene? Sarà il caso. Riproviamola, è difficilissima perché sono tre accordi, anche a prova di ubriachezza. Esatto. Posso dire una cosa? Vorrei salutare la mamma di Nicco, non ce l'avevo più. Non gliela faccio vedere. Si riparte? 1, 2, 3, 4. Motocicletta. 10 HP. Tutta cromata. Vediamo un po'. Tu sei dici. Yes, sol maggiore. Mi costa, ora do. Mi costa una vita. Per niente la da. Fa maggiore. Ma oi. Sol. Fa. E riparte dal do. Non dire no. Non dire no. Non dire no. No. Non dire no. Lo so che ami un do. Ma che ci posso far? Io sono di spesol. Fa. Perché ti voglio amare do. Quindi, canzone numero uno da sapere in spiaggia, Il Tempo di Morire di Lucio Battisti. Attenzione alle richieste, perché se vi chiedono, nessuno vi chiederà mai Il Tempo di Morire, ma vi diranno, mi fai motocicletta 10 HP? Oppure c'era una volta una mia amica mi chiese, mi fai motocicletta riesci a capire? Quindi attenzione all'interpretazione. Okay. Se poi la cantate come Nicco, il successo è assicurato. Si immagina. Come al solito noi salutiamo la troupe perché ce l'abbiamo, fatti sentire troupe! Salutiamo Andrea alla macchina da presa, poi gli assistenti alla regia al suono backstage, ovvero Jess, detta anche Jess Dance o New Girl, poi Jacopo e quella bionda, come si chiama? Lisa. Esatto. L'abbiamo beccata. Ciao ragazzi, e come al solito noi vi ricordiamo, iscrivetevi e poi mettete mi piace, ce lo fate sentire tutti insieme, 1, 2, 3, patata rock, patata rock, ragazzi, alla prossima.